Bentornati da Dottor Wisp, la trasmissione che vuole essere un servizio a tutti coloro che vogliono stare bene con se stessi, bene con gli altri, magari, come suggerisco sempre, stare bene facendo sport, ma non è obbligatorio. Oggi in studio c'è la dottoressa Valentina Tatasciore, che saluto e ringrazio, psicologa, psicoterapeuta, l'abbiamo già conosciuta in precedenti edizioni perché grazie alla collaborazione con gli studi di Omnibus Salute abbiamo già realizzato delle puntate. Oggi parleremo, cara dottoressa, di un qualcosa per la quale in tanti mi hanno chiesto, aspettavo proprio la persona giusta per poterne parlare, ma quanta ansia esiste nella nostra società moderna? In effetti l'ansia è una condizione piuttosto usuale, però nello stesso tempo ben venga che ci sia. Ovviamente abbiamo un'accezione sia positiva che negativa dell'ansia. Parlando con una professionista, io direi che dovremmo individuare che cos'è l'ansia, perché per la persona della strada quale sono io, l'ansia è uno stato di agitazione, posso interpretarla o percepirla, ma cos'è effettivamente l'ansia? Quando parliamo di ansia, chiaramente ci riferiamo a quell'insieme di emozioni che l'individuo ha nel momento in cui c'è qualcosa che lo mette in allerta. Però questo tipo di emozione, chiaramente, gli genera una sensazione di paura, di spavento. Da un lato c'è il mettersi al rifugio, no? Pensiamo ai primitivi che avevano la Esatto. paura degli animali che arrivavano e dall'altro verso anche quello di procurarsi una situazione che chiaramente faccia passare l'ansia e quindi la paura stessa. Abbiamo visto una slide molto molto Sì. simpatica. In quella slide si parla di ansia e stress, ma sono la stessa cosa oppure c'è una differenza tra l'ansia e lo stress? Facciamo prima un identikit della persona ansiosa. La persona ansiosa può essere quella cosiddetta mentale, cognitiva, la persona razionale che ha soprattutto la logica come motto nella vita, oppure la persona che decisamente insicura, quindi che non riesce a prendere decisioni importanti e non riesce a scegliere. E anche la persona troppo rigida, perché anche noi abbiamo degli schemi che ci portiamo avanti non solo dalla nostra evoluzione, dal nostro iter formativo, anche dalla famiglia, un po' come uno zainetto ereditato in cui mettiamo tutti i nostri vissuti. Per cui parliamo di ansia non solo in maniera negativa, ma è un bagaglio nostro personale che potrebbe essere anche, se ben interpretato, un bagaglio positivo. Abbiamo definito l'ansia come qualcosa che ci mette in allerta rispetto a determinate situazioni. Dunque, l'accezione negativa è quando questa sensazione così predominante diventa anche qualcosa di negativo, quindi qualcosa che ci blocca e arresta anche il nostro comportamento, lo influenza e influenza anche il nostro agire. Nello stesso tempo la parte positiva è quella che invece ci stimola e ci rende propositivi. Abbiamo parlato di ansia, di stress, da questa slide così chiara sembrerebbe quasi che lo stress è una componente dell'ansia, è così? È esattamente questo. L'ansia è una macroarea, se così vogliamo definirla. Lo stress è una parte di questa e incentiva sia nell'uno che nell'altro verso, cioè sia nel renderla ancora più acuta e sia per fare in modo che l'individuo chiaramente abbassi quest'ansia e lo stress sia In positivo. realtà dalla slide abbiamo visto molte caratterizzazioni, molte accezioni negative per quanto riguarda l'ansia, quindi mi porterebbe a pensare che è più un freno che un acceleratore. Ma quando la sintomatologia relativa all'ansia deve farci preoccupare e dobbiamo pensare magari di farci aiutare da uno psicoterapeuta o da uno psicologo per riuscire a superare qualcosa che si trasforma veramente in qualcosa di negativo per il nostro vivere, il nostro benessere quotidiano. L'ansia agisce sia a livello fisico,
Quindi pensiamo alla tachicardia quando siamo particolarmente nervosi o agitati di fronte ad una situazione. Oppure il respiro corto, anche difficoltà ad esempio di memoria, di attenzione, oppure anche a livello psicologico quando ad esempio ci troviamo in una situazione proprio che ci rende frastornati, quindi quest'ansia che predomina. Ma in questo caso è una situazione che può perdurare nel tempo o stiamo parlando di quella che poi normalmente si riconduce a una crisi proprio di ansia? Solitamente l'ansia rientra, però nel momento in cui queste emozioni diventano così forti che ci influenzano talmente tanto sul comportamento e sulla nostra interazione verso l'ambiente che ci circonda, quindi pensiamo ad esempio nell'ambito familiare, conviviale, amicale, se ci blocca così tanto, beh, certo che bisogna reagire in un certo modo, o meglio, bisogna affrontare l'ansia anche da un punto di vista terapeutico. È l'ansia che a volte ci costringe a delle notti insonni? Assolutamente sì. I pensieri sono quelli che maggiormente, soprattutto di notte, diventano talmente giganti che fanno sì che non ci permettono di dormire. Quindi anche ritmo sonno-veglia chiaramente diventa disturbato. Allora, dottoressa, la situazione di ansia diventa veramente svantaggiosa per la persona e comincia ad avere anche dei disturbi, come dicevamo. Decide la persona, che non è più ansiosa ma è proprio patologicamente ansiosa, di rivolgersi ad una psicoterapeuta. Che probabilità ha di tornare a vivere una vita normale? C'è un salto che non prevede un ritorno, oppure può stare tranquillo che troverà la soluzione e tornare a stare bene con se stessa e con gli altri? Il primo lavoro è quello proprio di avere la coscienza e la consapevolezza di un problema. Arrivare dallo psicoterapeuta è sintomo di grande coraggio, dico, perché non è semplice parlare con una persona estranea di problematiche che magari si ha anche imbarazzo a poterne parlare. Però è anche vero che l'ansia va via attraverso un percorso personale di consapevolezza e soprattutto non solo quello di togliere il sintomo nell'immediato, ma di capirne l'origine per poter elaborare tutto ciò che è intorno per fare in modo di riuscire a gestire la situazione, soprattutto nel momento in cui l'ansia si ripresenta, perché l'ansia si ripresenta sempre. Per cui la persona ansiosa non può stare mai realmente totalmente tranquilla, però può essere che riesca a gestirla e a superarla di volta in volta. È chiaro che quando si parla di ansia, di stress e comunque di situazioni così, diciamo, limite, non possiamo non parlare, in tanti mi chiedono, del ricorso all'utilizzo di psicofarmaci. Quando sono realmente indispensabili e quali possono essere i tempi per i quali se ne deve fare uso e se si può poi tornare ad una vita normale senza fare uso di psicofarmaci? Quando i sintomi dell'ansia si cronicizzano, chiaramente il farmaco diventa una stampella, perché è importante che questo stato così predominante e così forte che ci blocca, chiaramente deve essere abbassato. Quindi bisogna tornare ad uno stato migliore per poter chiaramente intraprendere una psicoterapia in questo senso. Ovviamente sempre guidata e sotto lo stretto controllo di un professionista, che potrebbe essere uno psicologo o uno psicoterapeuta, è giusto? Sì. Anche altre figure tipo il medico di famiglia potrebbero proporre un'adeguata terapia? Di solito il primo contatto è il medico di base. Però il medico di base chiaramente deve inviare a persone che siano specializzate per determinate patologie, ma anche per determinati percorsi.
Mi rifaccio all'esperienza personale perché ho la fortuna e la sfortuna di conoscere tante persone con il lavoro e con gli hobby che ho, però mi rendo conto che il ricorso agli psicofarmaci produce degli effetti veramente miracolosi, nel senso che vedo persone che vivono condizioni di disagio poi tornare a vivere una vita normale, a godersi proprio l'attimo. Dipende sicuramente dalla situazione e anche da ciò che è successo, perché il farmaco ha un effetto immediato. L'immediatezza dà l'illusione a volte che è molto più semplice quella strada piuttosto che fare un percorso, direi anche faticoso, su di sé per acquisire chiaramente quella capacità di gestire l'ansia, che il segreto è proprio quello. Diamo dei numeri, o meglio un numero che veramente in tanti mi chiedono, io l'ho già accennato ma non l'abbiamo specificato bene. Quanto tempo dura una cura che fa ricorso a psicofarmaci? Dipende per chiaramente. Sempre? La domanda è questa. Sì. No, assolutamente no. Se è per sempre vuol dire che non sta funzionando. Anche nell'ambito della psicoterapia, se si tratta di una lunga psicoterapia, chiaramente c'è qualcosa che va rivisto. Va rivista insieme al professionista e sono obiettivi che devono essere raggiunti di volta in volta. E che funzionino o meno gli psicofarmaci, io credo che nel momento in cui c'è una situazione patologica di ansia funziona poco l'autostima. Sì, l'autostima chiaramente è intaccata dall'ansia, perché quando ci si trova in una situazione ansiogena chiaramente si è insicuri di fronte a tutte le condizioni che viviamo. L'autostima si abbassa e quindi ecco che l'ansia si inserisce proprio in quelle crepe. L'autostima è una condizione per la quale oggi se ne parla tantissimo, anche tra i giovani, e tra le scuole, le scolaresche si cerca quasi di insegnare l'autostima, ma quanto l'autostima può essere insegnata e acuita nell'individuo? Ciò che può essere insegnato è fare un lavoro su di sé, ovvero guardare le risorse proprie, le grandi potenzialità che ognuno di noi ha e sottolineare, andare a far emergere proprio tutto ciò che ci può mostrare e ci può far affrontare tutte le situazioni del quotidiano in maniera differente. Questo è ciò che aumenta realmente l'autostima. In tanti mi chiedono, anche tra colleghi podisti, atleti, agonisti in generale, quanto si possa lavorare per aumentare e comunque far crescere l'autostima. Potremmo dire che ci si può lavorare per avere un reale incremento, oppure è una qualità intrinseca che ognuno deve avere al 99% e quella e basta? Lo sport ci insegna proprio questo. La metodologia per aumentare l'autostima è avere dei piccoli obiettivi e raggiungerli di volta in volta, così alzando l'asticella ogni volta. Quindi è un allenamento, un continuo allenamento sia del vedersi in un certo modo e soprattutto adattarsi a dei cambiamenti che quotidianamente noi abbiamo, sia personalmente, quindi nell'ambito sociale, e sia a livello nostro psicologico. Mi fa piacere vedere un'altra slide molto simpatica e molto concreta. Quando si parla di benessere, si parla sempre di attività fisica, si parla sempre di benessere psicofisico, si parla sempre di alimentazione. Mangiare la metà. Sì, il cibo è fondamentale anche a livello psicologico, perché il cibo sano è tornare anche ad avere una consapevolezza di quello che si mangia, anche quello è benessere, prendersi cura di sé, che è un ritorno di tutte le cose che il proverbio dice appunto.
Benissimo, e noi in fatto di alimentazione quest'anno possiamo dare sempre un ottimo consiglio perché grazie al nuovo partner WISP della tutta la stagione 2019 possiamo consigliare, omaggiare i nostri ospiti per far provare i prodotti IT Pro che tra l'altro, dottoressa, è un prodotto nostro abruzzese che si produce proprio a Manoppello, è ricco di proteine per cui è nutriente sia per le nostre cellule cerebrali sia per i nostri muscoli, non posso far altro che consigliarlo ancora una volta, ringraziare tantissimo la dottoressa Tatasciore che voi. È venuta a trovarci, augurarle buon lavoro presso la riabilitazione ASL dell'Aquila dove è dirigente psicologa e ovviamente salutiamo insieme tutti i nostri telespettatori dando appuntamento alla prossima puntata di Dottor WISP.